Affidarsi a Dio è l'aspetto fondamentale della vita cristiana, come hanno fatto tanti martiri e le persone di cui ci parla il Vangelo. Lo ha detto il Papa nell'omelia di stamattina. Anche nella Chiesa, nella storia della Chiesa, si trovano uomini, donne, anziani, giovani, che fanno questa scelta. Quando noi sentiamo la vita dei martiri, quando noi leggiamo sui giornali le persecuzioni ai cristiani oggi, pensiamo a questi fratelli e sorelle in situazione limite che fanno questa scelta. Loro vivono in questo tempo. Loro sono un esempio per noi e ci incoraggiano a gettare sul tesoro della Chiesa tutto quello che abbiamo per vivere. E il Signore ai giovani li aiuta e le fa uscire di quella difficoltà e sono vittoriosi e arrivano a buon fine. Anche a questa vedova il Signore aiuta tanto, perché dietro la lode di Gesù, Dio la loda, in verità vi dico, dietro la lode di Gesù e anche una vittoria. Pensiamo, ci farà bene pensare a questi fratelli e sorelle che tutta la nostra storia, anche oggi, fanno scelte definitive. Ma anche pensiamo a tante mamme, a tanti padri di famiglia, ogni giorno fanno scelte definitive per andare avanti con la sua famiglia, con i suoi figli. E questo è un tesoro nella Chiesa. Loro ci danno testimonio e davanti a tanti che ci danno testimonio, chiediamo al Signore la grazia del coraggio di andare avanti nella nostra vita cristiana, nelle situazioni abituali, comuni di ogni giorno e anche nelle situazioni limite. Il cristiano sa vivere nel suo tempo, lo ha detto il Papa stamattina. È per conoscere i veri segni, per conoscere la strada che devo prendere in questo momento, è necessario il dono del discernimento e la preghiera per farlo bene. Invece, per guardare il tempo del quale soltanto è Signore e Padrone Gesù Cristo, noi non possiamo avere nessuna virtù umana. La virtù per guardare il tempo
deve essere data, regalata dal Signore, e la speranza. Preghiera e discernimento per il momento, speranza per il tempo. E così il cristiano si muove in questa strada, momento tra momento, con la preghiera e il discernimento, ma lascia il tempo alla speranza. Cristiano sa aspettare il Signore in ogni momento, ma spera il Signore alla fine dei tempi. Uomo e donne e donna, di momento e di tempo, di preghiera e discernimento e di speranza. Ci dia il Signore la grazia di camminare con la saggezza, che anche è un dono di Lui, la saggezza che nel momento ci porta a pregare e discernere, e nel tempo, che è il messaggero di Dio, ci fa vivere con speranza. Sulla promessa salvifica di Dio va ancorata la nostra vita, lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa del mattino. Non si può parlare di religione, è una cosa privata, no? Questo pubblicamente non si parla. I segni religiosi sono tolti, si deve obbedire le ordini che vengono dai poteri mondani. Si può fare tante, si possono fare tante cose, cose belle, ma non adorare Dio. Divieto di adorazione, questo è il centro di questa fine. E quando arrivi la pienezza, il kairos di questo atteggiamento pagano, quando si compie questo tempo, allora sì, verrà Lui e vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. I cristiani che soffrono tempi di persecuzione, tempi di divieto di adorazione, sono una profezia di quello che ci accadrà a tutti. Ma in quel momento, quando i tempi dei pagani sono stati compiuti, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. È il trionfo, la vittoria di Gesù Cristo, è portare la creazione al Padre alla fine dei tempi. Non abbiamo paura, soltanto Lui ci chiede fedeltà e pazienza. Fedeltà come Daniele, che è stato fedele al suo Dio e ha adorato Dio fino alla fine. E pazienza, perché i capelli della nostra testa non caderanno, così l'ha promesso il Signore. Questa settimana
farà bene pensare in questa apostasia generale che si chiama divieto di adorazione e domandarci: io adoro il Signore? Io adoro Gesù Cristo il Signore? O un po' metà e metà e faccio il gioco al principe di questo mondo? Adorare fino alla fine, con fiducia e fedeltà. Questa è la grazia che dobbiamo chiedere questa settimana. Per capire la profondità del mistero di Dio abbiamo bisogno di Gesù, lo ha detto stamattina il Papa. Qual è la strada che il Signore vuole? Sempre con lo spirito di intelligenza per capire i segni dei tempi. È bello chiedere al Signore Gesù questa grazia che ci invia il suo spirito di intelligenza, perché noi non abbiamo un pensiero debole, non abbiamo un pensiero uniforme e non abbiamo un pensiero secondo i propri gusti, soltanto abbiamo un pensiero secondo Dio. E con questo pensiero, che è un pensiero di mente, di cuore e di anima, con questo pensiero che è dono dello Spirito, cercare cosa significano le cose e capire bene i segni dei tempi.